Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Anita Olivieri e Letizia Petris si sono lasciate andare a un discorso su Perla che non è piaciuto affatto ai fan. I fan del Grande Fratello 2023 sono inorriditi da ciò che sta avvenendo dentro la casa. Le amicizie nate durante questi mesi, infatti, sembrano fondarsi su legami superficiali, non in grado di sopravvivere. Nelle ultime ore, in particolare, è successo qualcosa che ha fatto molto discutere. Tutto è iniziato da un discorso pronunciato da Anita Olivieri e Letizia Petris. Le due donne, inaspettatamente, hanno dimostrato di non tenere davvero a Perla Vatiero. Le loro parole non sono passate inosservate agli occhi attenti del pubblico. Quest'ultimo potrebbe anche decidere di punirle in uno dei prossimi televoti. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'ex protagonista di Temptation Island può contare su un seguito non indifferente. Per Perla Vatiero nel mirino, lo sfogo di Anita Olivieri e Letizia Petris. Nella casa del Grande Fratello 2023, non si fa altro che litigare. Di solito, il gruppo si scaglia contro Beatrice Luzzi. Di recente, però, Letizia Petris e Anita Olivieri hanno chiamato in causa anche un'altra concorrente. In particolare, hanno puntato il dito contro Perla Vatiero. Il discorso, orientato sulle prossime nomination, ha fatto infuriare i fan della diretta interessata. Le due donne, infatti, hanno affrontato l'argomento in modo decisamente controverso. L'esperta di marketing ha preso in considerazione la possibilità di nominare Perla Vatiero e Greta Rossetti. Dopo l'uscita di alcuni inquilini, la sua scelta ricadrebbe su di loro. Io lo dico, è così per me. Che posso fare? Devo nominare te o Paolo invece di loro due? Mi dispiace. La sua interlocutrice ha ammesso di essere d'accordo con lei. Pur di non toccare i veterani, sarebbero disposte a sacrificare la loro amicizia con le ex protagoniste di Temptation Island. In un certo senso, si tratta di una mossa piuttosto scontata. È il gioco che, a un certo punto, spinge in questa direzione. I toni usati, tuttavia, non sono piaciuti ai fan. Anita Olivieri ha provato a giustificarsi, di ognuno di voi ho visto tutto quello che avete passato, quando siete stati bene, quando siete stati male. Ci siamo stati vicino. Io non lo posso fare. Il pensiero comune è che Perla abbia dato troppa fiducia al resto del gruppo. Si è lasciata trascinare dagli altri senza avere nulla in cambio. Su X si possono leggere commenti di questo tipo, non ai perletti che, dopo essere stati abbindolati dal branco, gli viene detto questo e ben gli sta.